Il semplice fatto di pronunciare Tolentino Nereto, la memoria riporta a quel lontano 13 maggio 1995, la gara che al della vittoria spalancò all'Unione Sportiva Tolentino la porta per salire in Serie C2. A distanza di 26 anni e 150 giorni, il condottiero Fabrizio Castori, il presidentissimo Ivano Ercoli, il capitano Pasqualino Juvalò e l'autore della rete Giovanni Fenucci sono stati tutti premiati dall'attuale dirigenza cremisi prima del fischio d'inizio della gara odierna. Ritorna al della vittoria la formazione cremisi, reduce dallo scivolone in casa del Trastevere 8 giorni addietro, mentre i rossoblù ospiti con un solo punticino all'attivo devono cercare immediatamente di invertire la rotta. 3-5-2 per la formazione cremisi, che non può disporre di Strano, Bucò, Setture con Padovani e Cicconetti in avanti come terminali offensivi. Squadra chiusa invece quella abruzzese, che all'inizio si presenta in campo con un 4-4-1-1 con Offilani come uomo più avanzato. Primi scampoli di gioco in cui la squadra di casa incomincia a spingere immediatamente sul piede dell'acceleratore. Dopo appena 2 giri di orologio, Padovani prova la conclusione, respinge De Luca, poi Mengani, classe 2004, il più giovane in campo, mette al lato. Al quarto ancora una manovra elaborata cremisi, quest'oggi in maglia grigia per doveri di ospitalità. La stoccata di Padovani non sortisce l'esito sperato. All'ottavo di gara, dalla sinistra ci prova ancora Edoardo Mengani, il pallone va a stamparsi sull'esterno della rete. Con il trascorrere dei minuti la formazione di Senegalesi sembra prendere le contromisure facendo possesso palla e di conseguenza riuscendo ad abbassare il ritmo dell'incontro. Nel giro dei 2 minuti al 26esimo Vistoscoi e al 28esimo Ciganda vanno a assaggiare con 2 conclusioni la reattività del portiere locale Filippo Marricchi, che in entrambe le occasioni si rifugia in angolo. Il risultato si sblocca al 33esimo di gioco, disimpegno errato di Giuseppe Chiani, il pressing della formazione di casa funziona a meraviglia, Capezzani in becca per capitan Padovani che supera De Luca e porta in vantaggio la formazione di casa. Sull'azione successiva alla rete il Tolentino potrebbe di fatto chiudere la pratica in Nereto, ma questa volta il tiro cross di Cicconetti va ad impattare sul palo alla destra di De Luca. Sull'ultimo giro di orologio della prima frazione dai 35 metri la staffilata di Leonardo Nonni che costringe il numero 1 ospite alla deviazione in angolo. Inizio della ripresa sulla falsa riga di quando si è visto nella prima frazione di gioco. Dopo pochi secondi Capezzani mette al lato. Qualche secondo più tardi scambio Mengani-Miccoli e la palla che non ne vuol sapere di entrare nello specchio della porta. Al 6° minuto di gioco l'appena entrato Fayet viene murato da Tortelli su conclusione ravvicinata verso lo specchio della porta. La gara di fatto si chiude all'11° della ripresa. Andrea De Falco stende in aria Miccoli e l'arbitro indica il dischetto di rigore. Dagli 11 metri con un tiro a mezza altezza ad angolato sulla sinistra il numero 9 cremisi spiazza il portiere ospite e fissa il risultato su 2-0. Con il risultato acquisito la formazione di casa fa vedere delle belle trame di gioco. Al 30° però è ancora Fayet a impensierire Maricchi da lunga distanza. 7 minuti più tardi Zammarchi va a colpire la traversa, la sfera ritorna in campo e Nicola Aloisi mette alle spalle di De Luca per il 3-0 finale. Una vittoria importante per i cremisi, bicchiere decisamente pieno, 9 punti dopo 4 gare. Nessuno avrebbe potuto chiedere di meglio in questo avvio di stagione.